Ecco, oggi volevo presentarvi io direttamente un caso di una paziente che aveva una ascisi lobo-auricolare traumatica ad orecchini, questo è a sinistra, mentre a destra si erano molto allungati. E abbiamo fatto un piccolo intervento chirurgico per ricreare il lobo e la signora ha detto che ha avuto male. No, assolutamente. Quindi non ha avuto male, piccolo intervento di anestesia locale. Continuiamo tra poco la correzione perché dovremo anche dare un po' di volume a questo lobo. Quindi daremo un po' di volume al lobo mettendo un po' di acido ialuronico. Una cosa importante è che molte pazienti mi chiedono come viene dopo, no? E quindi qua è passato più di un mese l'intervento chirurgico e vi faccio vedere il lobo. Quindi sinistro era completamente aperto. Andiamo direttamente sul sinistro, eccolo qui. Ok. Vedete qui la ricostruzione. Vedete che qua manca ancora un pochettino di volume e quindi andremo a mettere un po' di filler qui per dare un po' di volume al lobo che si perde. Il lobo è fatto da tessuto adiposo che si perde nel corso degli anni. Ora ci giriamo dalla parte opposta, ok, andiamo a vedere il secondo. Ok, aspetti che giro io piano piano, 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 piano. Ok, no, giro io. Ok. Il secondo, che invece era soltanto incompleto, vedete qua il risultato e praticamente si vede una piccola righina. Mettiamo che la signora mi chieda come fare il buchino, lo può fare di fianco, Sì. sopra, laterale, ma non sulla cicatrice che non ha ancora tensione, però la ricostruzione è molto buona. Adesso andiamo a fare la parte invece di riempimento del lobo. Il trattamento del filler al lobo quindi si basa sull'utilizzo di una fiala di acido ialuronico normale da 1 cc, mezzo cc da una parte, mezzo cc, quindi mezza fiala da una parte e mezza fiala dall'altra. Se vi avvicinate, vedete come dopo aver disinfettato adeguatamente, vado direttamente nel lobo e vado inizio a fare questo lavoro di riempimento. Tutto molto rapido, proprio questione di secondi, e iniziamo a dare un po' di volume a questo lobo, volume che si è perso nel corso degli anni. Ecco qua, sono direttamente nella zona cicatriziale, stiamo andando veramente molto bene. Due goccioline di sangue si vedono qua, ma veramente minime. Guardate come già questo lobo ha cambiato forma ed è già un lobo più giovanile. Ok? Quindi il trattamento del filler nei lobi è un'altra strategia per avere delle orecchie e i lobi sempre ben rimpolpati. Un caro saluto a tutti.